Decidiamoci però, cazzo, che devi venire il vomito. Chi è che è in casa? Sarò. Punto. No. Happy birthday, Buzz! Thank you.
Andrea, potresti fare una telecronaca pazzesca comunque. Vieni qua a telecronacare. Non mi caghi. Ma tanto poi lo tagliano l'audio, ho detto. Boom baby. Ma è coreografico il tiro quando arbitra. È stracoreografico. Lo vedrei bene a fare l'arbitro di basket, fare sfondamento.
si frega così. Ma tanto con 17 deve giocare quel ragazzo. Già c'è una sfiga intrinseca a lui. Ha fatto boom. Meglio qualcosa che niente. Allora,
Allora, Timo adesso fa il passaggio, me ne sono accorta perché la sua voce è inconfondibile. Passaggio di nuovo, passaggio, passaggio e tiro. Presa, grande difesa, passaggio, tiro, difesa, passaggio, passaggio, tiro. No, regalato, regalato. Arbitro Paolo Dolzani dice regalato. Ci fidiamo? Fidiamoci, per questa volta ci fidiamo. Passaggio, passaggio, passaggio. Caduta, vabbè, caduta. Un'azione fantastica dove la difesa ha cercato di prenderla, ma la punta delle dita non è bastata per fermare la palla e la seconda linea non c'era, o se c'era io non me ne sono accorta. Prende la palla, la passa, cattivo rimbalzo, no, invasione, cos'era, landing, qualcosa. Adesso passa la palla, mi racconta una barzelletta, la partita non mi sembra proprio così interessante. Scherzo. Allora, c'è un ragazzo che va in farmacia. Va in farmacia perché, intanto vi faccio vedere il punteggio. Si vede? 14-23. Allora, va in farmacia perché, vabbè, deve comprare dei preservativi. Va lì e gli chiede al farmacista: signor farmacista, per favore mi dia un preservativo, che stasera vado a cena dalla mia ragazza e sicuramente dopo la cena riesco a concludere. Allora glielo vende, fa per uscire, solo che si ferma prima di uscire e gli dice: no, scusi signor farmacista, me ne dia un altro, perché se ce la faccio con, cioè dopo che l'ho fatto con la mia ragazza, lei sicuro ogni volta si addormenta, però sono a casa sua, visto che sua mamma è una un po' così, sicuramente se ci provo con sua mamma riesco a concludere anche con lei. Allora compro un altro preservativo. Poi fa per andare, torna indietro di nuovo, si vergogna anche, gli dice: scusi signor farmacista, le sembrerò assurdo, ma me ne dia un altro. Perché se la faccio con la mia ragazza e se la faccio poi anche con sua mamma, figuriamoci se non se la faccio con la sorella. Allora ne compra un altro, fa, esce, questa volta esce veramente, e che fa? Va a casa, si prepara per andare a cena della sua ragazza. Sta dicendo, va a cena. Ragazza, la volta che è andata a cena della sua ragazza, sono tutti intorno al tavolo e il papà gli fa dire la preghiera a tutti quanti. Allora tutti pregano, però a un certo punto finisce la preghiera, finisce a mangiare, tranne il ragazzo che rimane chino sul tavolo e sembra che sta continuando a pregare. Allora la sua ragazza gli dice: non sapevo fossi così religioso. E lui gli dice: non sapevo tuo padre fosse farmacista. È finita. Però è bellissima, non l'ho raccontata bene perché sono presa da questa ripresa. Presa da questa ripresa. La fase di ridere, vabbè, lasciamo stare. E non so che cos'altro raccontare, però sento che ho molto da poter dire in questa giornata uggiosa. Vabbè, allora mi presento. Io sono Maria Negrisolo e è l'ottavo anno che gioco a football. È un'eternità che gioco a football. Non così tanto. Però ho iniziato a giocare nel 2006 nella squadra delle Imbiate. Giocavo insieme a Stewie, a Lele, eccetera, eccetera. Ci chiamavamo l'Inviate. Che palle, l'Inviate Crazy Frogs. E oggi, quest'oggi, c'è una un remake di quella vecchia squadra che ormai non esiste più. Faremo una grandissima partita di quelle che entreranno nella leggenda del football, delle leggende del football. E la faremo alle 5, non riprenderò io, penso, perché giocherò. Però sicuramente è una partita da non perdere. Ci sono
voci che dicono che la squadra che perde farà sì che il giocatore all'interno di quella squadra dovrà continuare a giocare perché l'anno prossimo, altrimenti non avrebbe senso. Tra poco vi farò vedere il punteggio, perché il punteggio, non temete, ve lo farò rivedere con lo zoom. La Timo ribalta, lui deve tirare per forza, tira e ha punteggio. Vai Mazzolino, 20-28. Arriva, tira. Scusa io. Questa cosa bisognerebbe farla fare a uno che ha passione, perché sicuramente ci metterebbe qualcosa in più di quello che ti sto mettendo io. Queste riprese mi fanno venire molto
saluto a Timo. Timo, facci un saluto. Brava. Palla, Timo!
muro, The Wall, il lungo, gattino. Buzz, se ha fatto invasione ha fatto punto, bello. Thank you.
della squadra avversaria, quindi se c'è una finta io girerò lo schermo.